vuole anche delle mie situazioni ogni tanto solitario, forse sa che io amo introdurre la prossima canzone spiegando un po', cerco di essere veloce ma non è esattamente una la sintesi, il mio dono comunque è quello che sta dietro la creazione di questa canzone. C'è una vicenda umana triste, c'è un poeta che si chiamava Osip Mandelstam che venne mandato a morire da Stalin come tanti altri perché faceva l'artista. L'artista tendenzialmente ci si aspetta che sia quel tipo di persona la cui fantasia vola, libera e si traduce in opera compiuta. Ma questo non piaceva a Stalin, che invece desiderava, direi che un piccolo eufemismo, imponeva, pretendeva che l'arte fosse una sola, propedeutica all'esperimento in corso del comunismo ovviamente. Chi transigeva da questa regola veniva fatto morire. Così Mandelstam fu uno di quelli che fece quella fine lì. Leggevo un libro, il libro di sua moglie, un memoir, Celeberrimo in Russia, dove lei racconta questa vicenda umana, e c'è un passaggio preciso che è quello da cui è scaturita l'ispirazione per questa canzone, una specie di impeto mi ha trascinato, perché si scopre a un certo punto che lei capì che se la polizia fosse entrata in casa loro avrebbe sicuramente sequestrato i manoscritti del marito per distruggerli, distruggendo l'opera di suo marito. E lei, con un gesto d'amore fantastico, impara a memoria tutta la produzione poetica del marito. Questa è Ossia Amorini. Tua discepola, sei